Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con le fave secche. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fave secche, pasta corta, coste di sedano, pomodoro, cipolla, carote, patate, prezzemolo, olio, sale, pepe, dado vegetale fatto col Bimby e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla, le carote, le patate, i pomodorini, il prezzemolo, le coste di sedano. Facciamo tritare azionando il Bimby per 10 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale, recuperiamo anche quello che c'è sul coperchio. A questo punto andremo ad aggiungere l'olio, e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3. Aggiungiamo le fave l'acqua. Il sale, il pepe. E il dado vegetale che abbiamo fatto con il Bimby. Facciamo cuocere per 40 minuti gradi. Velocità soft. Adesso aggiungiamo la pasta. La facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 11 minuti. Gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è cotta, andiamo a impiattare. Pasta con le fave secche. Grazie e alla prossima ricetta.